Ciao, bentornati per l'Angelologia con Vera. Ciao cara. Ciao Silvia, ciao a tutti. Bentornati. Appuntamento numero 4 con l'angelo Sì. Con numero 7 che è Achaia, che ha mi regia. piacciono i numeri, eh. Ti piacciono i numeri? Dimmi niente. Ho un po' un'infarinatura. Dal 21 al 25 aprile, questa è la reggenza, quindi parliamo dei giorni a cavallo e dopo Pasqua, appena passata. Come saranno? Com'è andata la vostra Pasqua? Chissà se si saranno riposati. Chissà se avranno visto i nostri video precedenti. Questo è interessante, qualcuno ci telefonerà sicuramente perché a noi ci telefonano per dirci che Sì. andate. Esatto. E ci hanno telefonato direttamente dalla Direzione? sede centrale per fare una domanda a tutti quanti e per chiedere se siete riusciti in questa Pasqua a fermarvi completamente per almeno 5 minuti. Significa che c'è chi fa fatica a fermarsi 5 minuti? Sì, presente. Io ho fatto molta fatica a fermarmi. Io ho imparato la lezione, però è pur vero che io ho qualche anno in più di te, Vera, quindi ho avuto più chance. Diciamo, ci sono persone, come potrebbe essere per i nostri amici di questi giorni qui, impiegarci una vita intera. Interessante. Lo svegliamo piano piano quest'angelo, vedo questa volta, un pezzetto per Esatto, volta. tipo pulcino che Che becca rompe solo. l'uovo. Perché c'è una caratteristica un sacco peculiare per queste persone che hanno questa vita che sembra ritrarli in due. Su un'altalena. Io la vedo un po' come se ci sono due versioni di loro, che sono contrapposte tra loro. Una estremamente creativa e piena di iniziativa, mentre l'altra è il contrario, quindi è la passività, quasi che rasenta l'inettitudine, che però non è inettitudine. E così a me. Prima parlavamo, no? Prima di iniziare a fare il video, no? Non sarà mica un segreto, tanto ci parliamo, io e Vera. Dicevamo proprio questa dualità tra un'energia più maschile e una più femminile, laddove per femminile e maschile intendiamo un'energia attiva e dall'altra parte un'energia passiva che accoglie, che riceve. Chiaramente una è super impegnata e l'altra è assolutamente statica. E quindi queste persone come le troviamo? Facciamo questa cosa. Se io avessi un marito bellissimo di quest'angelo, cosa mi dovrei aspettare da lui? Potresti aspettarti momenti in cui è straimpegnato, deve incastrare 3.000 impegni di lavoro e poi la riunione, poi la cena con i parenti, telefonate, eccetera, eccetera, periodo di forte attività, a momenti in cui potresti vederlo sul divano, a TV forse spenta, guardare nel nulla. Quindi quasi sul triste, diciamo, proprio. E potresti avere in casa una persona che forse, per esagerare, potresti definire bipolare, però che bipolare non è, non nel senso patologico, intendo. Infatti, ho capito. È più quindi. La possiamo più vedere come un'alternanza di fasi, e come di giorno siamo vivi e vitali e di notte dormiamo, solo che
non c'è distinzione tra per le due fasi, cioè non c'è bisogno della notte e del giorno affinché avvengano, possono durare anche lunghi periodi, no? Esatto, sì, ci sono fasi. Fasi possono essere chiaramente diversi per ciascuna persona. A volte le fasi durano pochissimo e si hanno questi picchi di creatività e iperattività, e lo stesso per le fasi, diciamo, di riposo e meditazione. Oppure possono essere periodi più lunghi, quindi questo è una cosa molto soggettiva. E quindi se mettiamo che io sia sempre la ipotetica moglie, la cosa migliore che posso fare nell'assistere questi nativi è quella di sostenerli quando sono attivi e di lasciarli in pace quando sono nella fase di letargo, per così dire. Chiaramente è uno sforzo grandissimo per noi tutti, perché la cultura nostra occidentale ci spinge ad essere performanti a tutti i costi, sempre. Quindi immagino pure che queste persone vivano questo conflitto interiore, perché comunque sono necessariamente stati cresciuti, no, con l'idea di dover essere sempre produttivi. Beh, tutti, tutti. Quindi per i bimbi? E per i bimbi stessa cosa che per i bimbi cresciuti, sostenere le fasi di iperattività e quindi incoraggiare le fasi di iperattività, ma in egual misura rispettare il momento di riposo e introspezione, anche perché il momento di riposo e introspezione è come quello del chicco dentro la terra. Prima di sbocciare fuori è proprio necessario. Sì. Non c'è vita, non c'è lo sviluppo della vita senza quel letargo lì, quel buio lì. Sarebbe un pochino come voler essere sempre svegli, no? Senza far la notte, a dormire. Esatto, si impazzisce altrimenti. È molto importante rispettare queste fasi cicliche, anche perché nel down si possono avere altrettante intuizioni. Assolutamente, è il momento, no, dell'assorbimento. Tu sai che io ho studiato, pratico anche scienze che vengono e sono associate all'astrologia vedica, sì, per cui il femminile viene descritto proprio come la stasi. È il momento di stasi che accoglie l'intuizione, che l'intuizione non può avvenire se tu sei proiettivo e sei proiettato nell'azione. Vabbè, se ne potrebbe parlare per ore. Esatto. E quindi per noi e per loro è una grande sfida, perché sia stargli vicino che per loro esserlo è un qualcosa che va completamente controcorrente rispetto ai dettami sociali. Anche per i bimbi, no? Sì, per i bimbi, ma anche per gli adulti. Certo. Nel senso, io ne ho visti un po' qui allo studio ed era molto difficile per me fargli capire, ed erano tutti, il concetto di riposo. Nel senso, quando c'è un problema fisico che quasi ti immobilizza, cioè non l'hai guardato per così tanto tempo che sei rimasto immobilizzato, la schiena non si muove più, le gambe non si muovono più e il tuo corpo ti sta costringendo a rallentare. Ho notato che per queste persone è davvero difficile capire e rispettare dei ritmi che sono molto chiari invece visti dall'esterno. Capito, è assolutamente comprensibile visto il contesto in cui viviamo. Quindi vedi perché l'angelologia torna così tanto utile, perché ci dà questo tipo di indicazioni che sono estremamente pratiche. Non stiamo parlando di amore divino, cosmico,
viaggi. No, noi siamo proprio all'interno dell'essere, quindi. Sì, anche perché questo è uno spunto che è generale. Assolutamente, vale anche per Non noi. solo per i nati sotto questo angelo qui. Ma io stessa ho passato un periodo in cui ho dovuto imparare questa lezione e ho conosciuto quel senso di frenesia del voler recuperare e essere assolutamente efficiente, mentre non era quella la fase, dovevo solo lasciare andare completamente il controllo di qualsiasi cosa e starmene lì, buonina, a recuperare. E conosco bene il senso di inadeguatezza, il senso di Infatti, colpa di non essere abbastanza. volevo proprio chiederti questo: come sei riuscita a controllare il tuo senso di colpa, rispettando quello che ti si chiedeva in quel momento? È stata una fase lunghissima perché è durata 3 anni, quindi ho impiegato 3 anni per capirlo. Alla fine un'intuizione ha bussato alla porta sulla base anche del fatto che il corpo più passava il tempo più dava sintomi. Meno io mi concedevo il riposo di cui avevo bisogno e più sintomi mi dava. Alla fine sono arrivata che non potevo far altro e mi sono fatta venire il dubbio se la lezione fosse proprio quella. E da quando ho accolto che quella poteva essere la richiesta del mio corpo, impopolarissima dal punto di vista sociale, però le cose sono migliorate anche repentinamente. Del resto, se sei stanco e devi dormire, ti sforzi di rimanere sveglio, dove vai a finire se non contro un muro virtuale? Quello è stato. Ce n'è voluto tantissimo, quindi capisco che per queste persone, insomma, trovare qualcuno che possa dir loro, guarda che devi rispettare il fatto di essere fermo e non fartene una colpa, né andare giù di testa perché sono un inetto, perché non ho le energie per fare. No, semplicemente stai il seme a dimora, come detto perfettamente prima. Esatto, e volevo anche dire una cosa perché mi è venuta in mente una persona che si era rivolta a me per altre cose e che era definita depressa cronica, mi pare, depressione, insomma, aveva proprio una diagnosi medica. Però se persone di questo tipo capissero che questi alti e bassi per loro, cioè tra i nati dal 21 al 25 aprile, sono delle fasi normali, senza che vengano additati dagli altri come malati, secondo me potrebbero avere grandissimo respiro, nel senso trovare anche una spiegazione, magari non logica, però una spiegazione per imparare a gestire i loro alti e i loro bassi, che non sono assolutamente patologici, ma sono di aiuto. Sono organici, io direi, no? Organici, esatto. Beh, del resto noi adesso allora appelliamoci al loro angelo, se loro ci stanno ascoltando, la verità la troveranno, la sentiranno in loro, non nelle nostre parole, minimamente no. Una parte di loro sarà assolutamente sveglia in questo momento e dirà, vedi, era questo che provavo a farti sentire. E quindi stiamo qui apposta. O se voi invece siete parenti, amici, amanti, fidanzati, mariti e mogli di una persona nata in questi giorni, fate una cosa che così vi alleggerite le spalle. Toglietevi via il giudizio del fatto che alle volte sono veramente degli scansafatiche. Via! Già più leggeri, senti come siamo più leggeri. E mettiamoci in testa che vanno semplicemente queste persone rispettate. E va mostrata loro fiducia in chi sono, anche quando dall'esterno sembrerebbero degli inutili. Usiamo parole un po' estreme, capiamoci, però quando tendono a combattere contro loro stessi per essere Wonder Woman e Superman,
ricordate loro che devono fermarsi e che hanno tutto il diritto di rispettare quello che sentono. Ok, quindi ci auguriamo di avervi fatto un piccolo favore. Esatto, esatto. E vorrei solo aggiungere una cosa, perché ricordiamo che anche loro sono dei serafini, quindi sono anche loro immensissimi, collegati con la parte intuitiva, bellissima, per cui capendo questo meccanismo qui possono capire anche le loro grandissime intuizioni, il loro amore per la filosofia, per le cose astratte in genere, che forse li fa sembrare un pochino strani. Sai come li definirei? Guarda, mi è venuto adesso. Vai. In fin di conti loro sono dei surfisti. Mm-hmm. Il surfista non può surfare senza l'onda. Esatto. Quando l'onda c'è, loro surfano in base a quanto sono bravi, chiaramente, ma anche in base alla lunghezza dell'onda. Quando l'onda non c'è, è inutile che sta lì a metterti sul surf. Non c'è l'onda, aspetta e goditi il panorama nel frattempo. Non c'è bisogno dell'ansia mentre aspetti. Esatto. Va benissimo, andiamo a cercarla quest'onda, va? Sì, salutiamo. Sì. Ah, lo ricordiamo anche che per i bimbi chiaramente questo è cruciale, per i genitori sapere di non aspettarsi, per i bimbi nati in questi giorni, che siano sempre super efficienti e super performanti. Sulla cresta dell'onda, come si dice. Alle volte devono godersi il panorama, loro sapranno farvelo capire quando è il momento, assecondateli. In fin dei conti, per noi che li guardiamo da fuori, quello che mi viene da dire è assecondarli. Essere di supporto quando sono sull'onda, quindi siamo tutti sulla spiaggia a battere le mani, e quando non sono sull'onda gli facciamo compagnia e ci godiamo lo stesso panorama. Non dobbiamo farli sentire in colpa. Grazie Silvia. Grazie a te, cara, grazie a voi. Ci sentiamo nei commenti e al prossimo video. Baci baci. Ciao cara.